Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione parlando di Roberto Maroni, infatti il presidente di Regione Lombardia si trova in questo momento a Roma, come lui stesso ha fatto sapere tramite Twitter, per discutere con Trenitalia di questioni relative alle nuove infrastrutture ferroviarie per Expo 2015. Noi intanto invece facciamo un passo indietro a ieri, dove il presidente di Regione Lombardia è stato ospite all'assemblea di Confindustria Lecco. Vediamo allora intervista proprio a margine. Allora, innanzitutto partiamo dal tema, insomma, di questo convegno: come rilanciare l'economia di questo territorio e soprattutto come aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. La Regione sta facendo la sua parte, lo annuncerò oggi nell'intervento. Abbiamo rifinanziato strumenti di sostegno alle imprese, trovato 1 miliardo di euro per pagare i debiti che le imprese hanno nei confronti degli enti pubblici lombardi, quindi il sostegno concreto. E poi una richiesta che faccio al governo è di intervenire subito per bloccare l'aumento dell'IVA previsto per il 1° di luglio. I soldi il governo li deve trovare tagliando i costi, tagliando gli sprechi e non aumentando l'IVA, che sarebbe un danno gravissimo per il mondo del commercio e per le famiglie. L'altro tema è l'innovazione. Siamo qui nella nuova sede del campus del Politecnico di Lecco. Come aiutare le imprese del territorio a innovare? Ho dato le deleghe per l'innovazione allo stesso assessore che ha le deleghe per le attività produttive, proprio per sottolineare l'importanza del collegamento tra il mondo delle imprese e la ricerca, che deve essere ricerca applicata, non ricerca teorica. Abbiamo nel programma di governo della Regione di raddoppiare la percentuale di PIL per la ricerca nel giro di 5 anni, arrivare al 3% del PIL lombardo, che vuol dire tanto, vuol dire 9 miliardi di euro. Questi sono impegni concreti che abbiamo preso e che vedrò di mantenere. Senta, come affronterà le parole di Bossi, che ancora oggi è tornato a dire che si riprenderà la Lega? Non sono per nulla preoccupato, sono tranquillissimo. L'unico effetto che hanno queste interviste è quello di danneggiare la Lega e di contribuire a rendere più difficile la vittoria nei ballottaggi. Sulla città per la salute, dopo l'incontro di oggi, si è un po' chiarita la posizione della proprietà? Ho valutato le questioni in campo, abbiamo discusso con la proprietà che si è impegnata a fare alcune cose entro la fine di giugno per sgombrare il campo da equivoci o da rischi che io non voglio correre come governatore. Sarà un investimento rilevante. È previsto lì a Sesto oltre 300 miliardi di euro della Regione. Io voglio essere sicuro, voglio garanzie che non ci siano scherzi, che non ci siano rischi, che non ci siano trucchi di nessun tipo. E oggi è stato un momento importante, un incontro importante, perché sono stati presi dalla proprietà, dalla società che deve gestire l'investimento, alcuni impegni. Vedremo se saranno mantenuti, altrimenti. Questo è l'impegno preso dalla Regione. È chiaro che se cambia lo scenario, se ci sono delle novità negative, io ne devo tener conto, perché sono responsabile dell'investimento dei soldi pubblici. E oggi, ripeto, è stato un incontro utile a cui, se seguiranno gli impegni presi, proseguiremo in questa direzione, altrimenti seguiremo un'altra strada. Ma oggi la società si è presa impegni importanti. Presidente, ma con Bossi ha parlato in questi giorni oppure non vi siete sentiti? Ma noi parliamo sempre. Presidente, sono tranquillissimo. Lei ha firmato per il referendum per l'autodeterminazione della Lombardia. Cosa si aspetta da questo processo? Siamo già al processo? No, processo Ah, politico, processo politico, diciamo, non processo giudiziario. Ah, mi aspetto che si prosegua nella strada che la Lega ha intrapreso tanti anni fa, che è la strada del federalismo, che è la strada della modernizzazione, che è la strada dell'autonomia per tenerci i nostri soldi. Questo è l'obiettivo strategico. Poi ci sono tanti modi per arrivarci. Abbiamo provato con la secessione, con l'indipendenza, con il federalismo, con l'accordo con Berlusconi, senza accordo con Berlusconi. Adesso la strada che io ho indicato al Congresso federale è quella di governare il processo di trasformazione delle regioni del nord in una grande macro regione europea. È l'Europa delle regioni, è l'Europa dei popoli.
Popoli, cara Gianfranco Miglio. È una strada irta di difficoltà, certamente sì, ma io sono determinato a seguirla fino in fondo. Presidente, cosa risponde al suo vice Mantovani che ha detto di rispettare Bossi? Sì, ci ho parlato sia ieri che oggi, mi ha spiegato che quello che voleva dire era quello che ha detto a me, poi i giornali infioriscono sempre, non so se esiste il verbo infiorire ma lo uso, infioriscono sempre, è una novità, bene. Neologismo, quindi c'è un ottimo rapporto di leale collaborazione, il resto sono le cose che scrivete voi perché dovete scrivere naturalmente. No, fate benissimo, non bene, benissimo, però io so valutare le cose importanti, le dichiarazioni utili, quelle non utili, quelle che danneggiano, quelle che... E questa di Mantovani non ha nessuna... non determina nessun problema e nessuna conseguenza. Presidente, però oggi Bossi ha usato parole molto dure. Sì, ho già detto, sono tranquillissimo. È l'unico effetto che producono queste interviste è quello di danneggiare la Lega e rendere più difficile la vittoria elettorale. Danneggiare la Lega, lo danneggiare la Lega elettoralmente, no? L'unico risultato è questo. Ti hai spiegato perché lo stia facendo? Perché insomma ogni giorno sì, c'è una puntata. Sì, me lo sono spiegato. E rimaniamo